Oh, buonasera a tutti, eccoci collegati per il webinar, ormai appuntamento fisso del mercoledì sera per Sumitomo Chemica Italia e SIAPA. Io sono Alessandro Gruppo dell'ufficio marketing di Sumitomo e stasera abbiamo gradito ospite. Nostro collega Michele Pizzi, responsabile della ricerca e sviluppo Sud Europa di Sumitomo Chemical, che è stato invitato come esperto, grande esperto dell'olivo, perché appunto non fare quelle facce perché sennò poi i colleghi che ci ascoltano pensano chissà che cosa, ma in realtà è nostro punto di riferimento per questa cultura, perché come sapete oggi parliamo di stasera parliamo di olivo. Devo innanzitutto ringraziare anche l'Ordine degli Agronomi della provincia di Foggia, che ci dà sempre una mano per il discorso dei crediti formativi. L'importante è che voi, quando una volta che siete registrati, avete chiesto la possibilità di avere appunto questo attestato nella schermata iniziale, poi verrà inviato automaticamente. E come dicevamo, stasera parliamo di difesa, soprattutto alcuni aspetti della difesa e anche di biostimolazione per un approccio più razionale. L'agricoltura più razionale, sapete, è un marchio registrato da Sumitomo Chemical Italia, sta a indicare una concezione molto più ampia della difesa per le colture, non solo biologico, ma un aspetto che tiene in considerazione la nutrizione, la biostimolazione, tutti gli aspetti di difesa biologica e anche quelli di difesa tradizionale alla fine. Per entrare nell'argomento olivo, qui vedete elencate alcune delle principali problematiche sanitarie che interessano questa cultura. In particolare, mosche olivo, come ho già detto, è stato un argomento che è stato affrontato nel webinar del 20 di maggio scorso e lo trovate anche disponibile su YouTube, al link che vedete indicato, poi magari vi verrà anche segnalato eventualmente nella chat che vedete sulla vostra destra, e durante quel webinar sono stati affrontati appunto i problemi relativi al controllo, al monitoraggio della mosca e della tignola con i prodotti come il Kestrel, il Caenosorbie e poi i prodotti anche biologici come il Bacillus, i vari formati di base Bacillus e la nuova trappola tra Tech and Kill e ProTrap. Per cui stasera ci soffermeremo su alcune delle altre problematiche sanitarie che riguardano l'olivo e parleremo anche un po' di alcuni aspetti di nutrizione e biostimolazione. A questo punto io lascerei la parola a Michele che Buonasera a tutti, ringrazio i colleghi per l'ospitata e per la generosa introduzione, tutti voi per essere qui ad ascoltarci. Quindi questa presentazione va, come diceva Alessandro, a completare la prima parte che comprendeva le principali problematiche fitosanitarie, non perché quelle di cui parlerò adesso siano meno importanti, però chiaramente hanno un taglio un po' più legato alle condizioni climatiche e alla geografia, quindi della distribuzione dell'olivo. Parleremo in particolar modo di cocciniglie, di salsedine in particolare, e poi di alcune avversità fungine, nonché di rogna, che è chiaramente un'avversità di tipo batterico. E partiamo con la cocciniglia, è un fitofago che in qualche modo possiamo dire raramente causa danni rilevanti, però quando trova le condizioni particolarmente favorevoli, legate naturalmente alle condizioni climatiche, ma anche alle condizioni culturali, come vedremo,
possono causare infestazioni di particolare intensità. Come sempre, sottolineiamo l'importanza della gestione equilibrata della coltura, dell'oliveto, innanzitutto attraverso le potature, che favorendo l'alleggiamento della chioma riducono anche l'aggressività della cocciniglia e ne condizionano quindi lo sviluppo in senso negativo. E chiaramente anche lo sfruttamento della chioma dovuto a eccessive concentrazioni azotate è una concausa che predispone allo sviluppo del fitofago. E quindi, anche se non sempre, non in tutte le areali, il problema esiste in maniera importante, ci sono annate particolarmente favorevoli, soprattutto legate a inverni miti e estati caldo umide, in cui si rende necessario integrare la gestione agronomica con una gestione fitoiatrica. Due parole sui danni. I danni sono essenzialmente di due tipi. Un danno che chiameremo diretto, causato dalla suzione della linfa, e in moltissimi casi è un'attività di scarso impatto, ma quando le popolazioni sono la popolazione è ingente, anche questo tipo di attività trofica può rappresentare un problema. Sicuramente il danno più macroscopico e più impattante è quello legato alla presenza di fumagine, questo complesso di funghi saprofitari che si nutrono essenzialmente delle escrezioni delle cocciniglie, quindi della melata zuccherina naturalmente, attraente come substrato per questo complesso fungino, e questo imbrattamento fogliare provoca ovviamente una riduzione degli scambi gassosi, oltre che una riduzione dell'efficienza fotosintetica della pianta. Il ciclo, ne parliamo perché chiaramente introduciamo anche le ragioni per cui consigliamo la nostra proposta commerciale, partendo dalla fase di svernamento, che avviene come larva di seconda e terza età, dopodiché ad aprile si iniziano la presenza delle prime femmine ovideponenti, una ovideposizione che dura un ciclo abbastanza prolungato, abbastanza legato anche alle condizioni climatiche, diciamo da 2-3 mesi, e a fine primavera sono presenti larve di prima, seconda e terza età in sovrapposizione con le femmine giovani. A inizio estate si ha la chiusura delle uova e quindi da qui poi la formazione, la presenza di larve di prima età e il ciclo che continua. La salsenza normalmente fa un numero di generazioni massimo di 2, soprattutto nelle aree meridionali, a ridosso della costa, mentre nelle altre zone, centro-nord Italia, diciamo che siamo intorno alla singola generazione. La proposta è quella a base di piriproxifene, Admiral Gold e Juvenal Gold, a seconda che si tratti di linea Siapa o linea Sumitomo. Perché? Perché questa applicazione fatta precocemente garantisce essenzialmente la possibilità di sfruttare al massimo le caratteristiche della molecola, che sono quella di essere un prodotto a lunga persistenza, con un'azione diretta su uova e larve, ma anche con un'importante attività che chiamiamo transovarico, ovvero attiva sulle femmine ovideponenti, sulle uova delle femmine ovideponenti, che quindi non saranno attive, non saranno vitali. E questo è, come sanno coloro i quali hanno utilizzato il prodotto per il contenimento della salsenza in questi anni, è un aspetto di garanzia di lunga durata. Il dosaggio di applicazione, lo vedremo anche dopo, comunque di 25-30 ml per ettolitro. Alla salsenza si accompagnano anche altre cocciniglie, diciamo così, secondarie, e fra queste appunto la tubiforme e la cotonosa. Ecco il dosaggio, 25-30 ml per ettolitro, con un quantitativo massimo di 0,45 litri per ettaro, da applicarsi prima della fioritura, proprio per sfruttare quelle caratteristiche di cui dicevo poc'anzi. Prima di passare alle problematiche legate a funghi e batteri, volevo ricordarvi anche
soprattutto per quanti si accingono a reimpiantare, quindi su impianti giovani ma non solo, ricordare il problema del rodilegno, della zeolzera in particolare, che è quella che colpisce, il rodilegno che, giallo che colpisce appunto l'ulivo, gli oliveti. Noi abbiamo introdotto questa trappola, la Sia Trap, specifica per la cattura massale. Si dispone di queste trappole numero di 10 per ettaro, è preferibile disporle sopra la chioma proprio per le caratteristiche della zesola di volare, della lutra della zesola di volare sopra la chioma delle piante, quindi andrebbero posizionate attraverso un supporto un poco al di sopra, 30 centimetri più o meno al di sopra della chioma. Il numero 10 trappole per ettaro nelle zone un po' più arieggiate, nella parte più arieggiata dell'oliveto. Infine, per restare in un argomento che è a metà fra problematica, diciamo, legata agli insetti, ma soprattutto legata alla xylella, per le aree colpite da xylella ricordiamo che il prodotto a base di oli essenziali di arancio dolce Prevan Plus ha avuto di recente l'estensione di impiego per i 120 giorni, proprio nel periodo sostanzialmente in cui è essenziale, in cui il servizio fitosanitario pugliese consiglia l'applicazione, ovvero il trattamento iniziale tra aprile e i primi di maggio, quando si ha la migrazione dalle piante erbacee spontanee alle colture arboree, fra queste naturalmente l'olivo, ospite per eccellenza, e poi a seconda della zona in cui ci troviamo anche un secondo trattamento che è obbligatorio o consigliato, che va eseguito sempre dietro consiglio del servizio fitosanitario per contenere l'eventuale presenza degli adulti di sputachina, che come è noto il vettore della xylella. E passiamo al ciclocone, l'ocripavone, è sicuramente la patologia fungina più importante dell'oliveto, è una malattia che, come tutte le malattie fungine, è legata all'andamento climatico, alla presenza di specifiche intervalli termici e a condizioni di forte umidità. La problematica è essenzialmente legata alla defoliazione, importante, talvolta molto importante, che comporta anche un indebolimento della pianta e una progressiva mancanza di sostanze di riserva di accumulo che con conseguente influenza sulle produzioni dell'anno successivo. Non ci stancheremo mai di ricordare come anche in questo caso l'intervento agronomico teso a ridurre al minimo le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, quindi eliminazione, riduzione delle condizioni di presenza di umidità all'interno della chioma, quindi per garantire quindi l'areazione della chioma, sono fondamentali, ma come ricordato in molti disciplinari, qui abbiamo riportato le indicazioni presenti nel disciplinare della Regione Puglia, talvolta gli interventi chimici si rendono necessari. E in questo disciplinare, come in molti altri, credo, si distingue fra zone o cultivar suscettibili, quindi zone a rischio e cultivar suscettibili, dalle zone invece in cui l'aggressività del patogeno è meno rilevante. Nelle prime zone è consigliato un trattamento prima del risveglio vegetativo ed un secondo trattamento più o meno a metà dello sviluppo vegetativo. È importante in questa fase poi valutare l'opportunità di un terzo intervento, e la valutazione va fatta attraverso la diagnosi precoce, che come tutti voi immagino saprete è abbastanza semplice. Si tratta di immergere delle foglie in una soluzione, in una bacinella contenente una soluzione al 5% di soda caustica, e attendere qualche minuto. Va bene la temperatura ambiente per le foglie giovani, un po' più calda deve essere la soluzione, intorno ai 50-60 gradi per favorire la comparsa di queste, l'evidenziazione di queste macchioline tipiche dell'occhio di pavone, nel caso delle foglie vecchie, e appunto quando queste formazioni circolari sono presenti, significa che siamo ancora in presenza di un attacco e quindi dobbiamo procedere
al terzo intervento, che appunto va fatto nel periodo intorno ad agosto, ai primi di settembre. La soluzione classica per il contenimento dell'occhipavone è il rame. Il rame che chiaramente è un prodotto di riferimento, sebbene ci sia una vecchia molecola, la dodina, che nel nostro catalogo prende il nome di Efusin 400 SC, che ha il vantaggio, soprattutto per la prima applicazione, di essere un po' meno aggressivo sulla pianta. Ovviamente è importante favorire anche la filoptosi per ridurre l'inoculo, però talvolta, quando abbiamo soprattutto le annate di carica, un'eccessiva caduta foglie può essere troppo negativa, troppo a detrimento poi dell'attività fotosintetica, dell'attività produttiva, per cui magari una prima applicazione con dodina potrebbe essere consigliabile, e si evita poi dai trattamenti canonici a base di rame. L'Efusin 400 SC ha due interventi in etichetta con un intervallo di 7 giorni e deve distribuire dallo sviluppo fogliare sino all'inizio della fioritura. Per quel che riguarda il trattamento autunnale, per l'olivo a tavola va naturalmente fatto solo in fase di post-raccolta. Il dosaggio è di 2,25 litri di prodotto per ettaro per trattamento. Nonostante la molecola non sia freschissima, però noi lavoriamo sempre molto affinché questa possa in qualche modo restare al passo con i tempi. Sulla dodina siamo molto focalizzati, perché comunque resta un prodotto molto valido, un prodotto che ha azione preventiva, curativa e radicante, un prodotto traslaminare che viene assorbito già dopo un'ora, ha un'elevata attività e contemporaneamente non è particolarmente aggressivo, non provoca una filoptosi troppo spinta e ha anche, cosa che non guasta, l'import tolerance per gli Stati Uniti. Volevo soffermarmi anche su questa patologia, anch'essa fungina, che in molte zone è praticamente sconosciuta, ma che in altre, in particolar modo in Calabria, ma recentemente anche in Puglia, ha dato parecchi grattacapi. Parliamo della lebbra dell'olivo. La lebbra dell'olivo ha diversi agenti, il principale è il coletotricum, e nello specifico per alcune realtà che sono state recentemente studiate proprio per far fronte ai danni, agli attacchi molto importanti, e si riferiscono al coletotricum acutatum. La lebbra è abbastanza subdola come malattia. Innanzitutto vediamo che cosa comporta l'attacco. È a carico soprattutto delle drupe, delle foglie, ma in particolar modo delle drupe, può determinare clorosi e filoptosi, e sulle drupe in particolar modo ci sono queste macchie cuoiose, si definiscono, sono delle depressioni che poi portano a mummificazione del frutto. Le olive perdono interesse commerciale, perché? Perché la qualità dell'olio è assolutamente scadente, improponibile. Anche qui fondamentale la buona reazione della chioma, soprattutto si è visto qual è l'importanza del drenaggio, e c'è anche uno studio che ha messo in evidenza le correlazioni fra l'intensità dell'attacco e le punture di ovideposizione della mosca. Come dicevo, in molte realtà si è tornati a studiare la lebbra perché la malattia si è manifestata in maniera molto virulenta, ma contemporaneamente la strategia proposta, che era quella un po', diciamo così, tra virgolette, attendista, si aspettano i sintomi e poi si interviene col rame, si è rivelata in moltissime realtà dove la pressione era alta e insufficiente perché si è capito che il focus, l'attenzione andava posto sulle infezioni primarie, cioè quelle primaverili durante il periodo di fioritura alle legagione, e quindi all'invaiatura i sintomi, una volta compassi, non potevano essere più contenuti adeguatamente.
Quindi in sé, nella stragrande maggioranza dei casi e delle realtà, i trattamenti fatti a base di rame contro l'occhio di pavone possono essere sufficienti. Dove ci sono forti attacchi, il controllo chimico va fatto e va fatto in maniera specifica. Va fatto innanzitutto in prefioritura con prodotti a base di rame e poi va previsto un secondo trattamento ad invaiatura. A onore del vero, e qui vado anche contro l'interesse dell'azienda, quando gli attacchi sono veramente molto molto significativi, come prima applicazione potrebbe essere consigliabile anche un prodotto un po' più sistemico, un po' più diciamo attivo rispetto al rame, però nella stragrande maggioranza dei rami, la doppia applicazione di rame può essere risolutivo. Sulla rogna dell'olivo, giusto due parole, parliamo di una malattia batterica, si sviluppa a carico del legno con le tipiche formazioni globosi, tumori globosi, che raramente io non ho mai visto, sono osservabili anche sulle foglie. E la conseguenza è una riduzione della produttività e si può arrivare anche al disseccamento della pianta. È una patologia che opportunistica, si insiede nelle ferite oppure in seguito alle potature o eventi meteorici molto importanti, gelate o grandinate, e contro la rogna si può solamente intervenire preventivamente con un batteriostatico, con un batteriostatico per eccellenza che è appunto il rame, e ovviamente anche qui sottolineiamo le buone pratiche agricole, soprattutto in fase di potatura, rispettando gli attrezzi per evitare appunto di essere noi stessi vettori da una pianta all'altra del problema. E qui passo la parola al collega. Grazie mille, Michele. Intanto che facciamo il cambio di video, ti faccio una domanda, così, visto che parli di rame, visto che non parliamo adesso, ma abbiamo parlato l'altra volta di mosca dell'olivo, se ci sono delle interazioni significative tra l'utilizzo del rame e anche lotta alla mosca dell'olivo. Ma ci sono degli studi che evidentemente pongono in relazione l'attività batteriostatica del rame e il fatto che ci sia una sorta di simbiosi fra batteri e mosca, in particolar modo i batteri possono rappresentare un supportato di alimentazione per gli adulti e hanno anche un qualche ruolo nell'attività digerente delle larve. Oltre a questo, diciamo che dire che ci possa essere una significativa possibilità che il rame, trattando con il rame, si possa ridurre la presenza della mosca, diremmo una castroneria che resterebbe negli annali. È vero che può rallentarla sicuramente, soprattutto nelle zone dove la pressione è meno importante, tutto fa brodo, diciamo. Però ecco, è questa la spiegazione e la ragione. Ci sono stati degli studi fatti anche in Puglia, non ricordo se nel Lazio o in Toscana, su questo argomento, che hanno dimostrato che c'è una certa percentuale di contenimento, ma non si parla mai di un'azione risolutiva. Perfetto, grazie mille. Mi serviva giusto come gancio, visto che parliamo di rame. Scusami se non ti ho lanciato adeguatamente, ma non è proprio il suo campo per eccellenza. Va bene così, nel senso. Per cui adesso proseguiamo la presentazione parlando un po' di rame. Come sapete siamo leader di mercato in questo segmento, ma vediamo un po' di ripercorrere, di puntualizzare alcuni aspetti, insomma, che a volte magari abbiamo per scontato su diversi tipi di rame, su diversi formulati. Vediamo di riprendere anche qualche informazione su questo argomento. Come vedete dalla slide, dal rame metallico poi si ottengono diversi sali a seconda con cosa si farà reagire, con un attacco con l'acido solforico si viene a formare del solfato di rame, mentre con l'acido cloridrico dell'ossicloruro e attraverso fenomeni di ossidazione l'ossido rameoso.
A sua volta poi dal solfato di rame possiamo ottenere, neutralizzando con la calce la poltiglia bordolese o con la soda caustica i formulati idrossido, oppure con l'ammoniaca il solfato tribasico, che appunto vedete che è detto anche comunemente tribase, che è il nome anche di uno dei nostri prodotti che commercializziamo grazie a Nutfarm. Il rame, poi l'azione fungicida del rame viene espletata dagli ioni rame, che vengono liberati a seguito dell'azione di acqua e anidride carbonica, che va a non aggredire la molecola del sale di rame. Vengono liberati questi ioni che, andando a muoversi nelle vicinanze, vanno a intossicare, a operare l'azione fungostatica sulle spore, sul micelio del fungo in germinazione. Di conseguenza, uno degli aspetti anche qui fondamentali per far sì che l'azione del prodotto rameco sia la migliore possibile è quella di avere una distribuzione più perfetta, più possibile uniforme e omogenea su tutta la superficie fogliare, in modo da facilitare questa azione degli ioni nei confronti del fungo. Tra i diversi prodotti, appunto, in commercio a base di rame, vediamo i più diffusi sono quelli, partiamo dalla poltiglia bordolese. La poltiglia bordolese è un formulato che, come potete vedere in questa slide, in questa figura, poi tutte queste informazioni, queste nozioni sul rame vi verranno, sono contenute anche nella brochure sui rameci che sarà possibile scaricare dalla chat, dalla presentazione, dal webinar. Dicevamo, la poltiglia bordolese, una delle caratteristiche è quella che il 50% del rame che compone il prodotto viene liberato immediatamente, per cui si ha un'azione, diciamo così, rapida, però una buona parte, appunto qui l'altra 50%, deve essere trasformato prima di poter liberare gli ioni, che poi sono quelli che vanno a fornire l'azione fungicida. I formulati invece a base di ossicloruro hanno una composizione diversa. In questo caso qual è la caratteristica? La caratteristica è che una parte di questi ioni rame in realtà possono rimanere legati alle molecole di cloro e non essere completamente disponibili, e di conseguenza non esplicano l'azione fungicida. E questo è uno dei motivi per cui è necessario utilizzare generalmente dei dosaggi superiori di rame quando utilizziamo un ossicloruro rispetto, ad esempio, a un prodotto come un idrossido, dove, come potete vedere, tutto il rame che è presente nel formulato viene immediatamente reso libero e agisce nell'immediato. Questo comporta sicuramente una migliore velocità d'azione di questo genere di prodotti, però di contro abbiamo anche che cosa? Una scarsa persistenza, perché appunto tutto viene rilasciato nell'immediato, e poi su alcune varietà, qui parliamo di vite, eccetera, più sensibili, questo rilascio immediato del rame può provocare in alcuni casi anche dei rischi di eventuale fitotossicità, per cui sono prodotti che vanno considerati anche per questi aspetti. E poi abbiamo il solfato di rame tribasico, che ha delle caratteristiche intermedie, questi prodotti, perché, come possiamo vedere, una parte del rame, circa un 60-70%, viene rilasciato immediatamente, mentre il 40-30% viene rilasciato molto più lentamente, perché deve essere prima trasformato. E questo fa sì che ci sia questo genere di formulati abbiano un ottimo equilibrio tra appunto quelle che sono le principali caratteristiche, cioè la prontezza d'azione del formulato e la persistenza d'azione. Qui li vediamo rappresentati graficamente, dove, come abbiamo visto, poltiglia bordolese più persistente a scapito, fino ad arrivare all'idrossido, che è il più pronto sicuramente, ma anche il meno persistente. Il tribasico
si pone in una via intermedia che garantisce sia appunto una buona quota di prontezzazione e anche di persistenza. Nel nostro catalogo, il solfato tribasico, noi proponiamo due marchi, due prodotti, il tribase per la linea SIAPA e Cuproxa per la linea Sumitomo, sono appunto formulati liquidi, perché il tribasico è in formulazione liquida, 190 grammi litro, e ha delle caratteristiche veramente positive, perché appunto abbiamo visto un rilascio più equilibrato di rame, alla grande capacità di coprire molto bene la vegetazione, questo perché anche ha delle particelle molto più piccole rispetto alla media dei formulati presenti in commercio, e questo garantisce una anche minor quantità di rame necessaria per ottenere la stessa protezione, e nel contempo un'altissima selettività di questo genere di formulati, una formulazione pulita che non imbratta il grappolo nel caso andiamo a lavorare sulla vite. Importante per questi formulati anche il fatto che sono esenti da contaminazioni, da fosfiti o suoi metaboliti. Come sapete adesso, specie sull'agricoltura biologica, c'è questa richiesta sempre più insistente di evitare le contaminazioni da fosfiti. Su questo genere di prodotti il produttore è in grado di garantire questo aspetto, mentre proprio per il tipo di formulazione che viene utilizzata, mentre questo non è possibile spesso su altri formulati. In base alla riclassificazione dell'anno scorso, queste nuove etichette hanno appunto bassi dosaggi di rame, metallo e lettero, e anche un numero elevato di trattamenti che viene apprezzato ovviamente su vite e sulle pomace, con 8 e 10 trattamenti. Rispetto anche agli altri formulati dello stesso principio attivo che troviamo in commercio, il tribasico che viene proposto da noi e da Nufa è un prodotto che ha delle caratteristiche particolari anche in termini chimico-fisiche. Questo lo vedete indicato in questo specchietto, e cosa comporta? Questa minore viscosità ci dà la possibilità che il prodotto sia molto facile da utilizzare, da versare e non rimanere residui nella tanica. La dimensione delle particelle vedete molto piccole rispetto agli altri formulati, il 70% inferiore a un micron, e questo ci dà la garanzia di avere una maggiore copertura fogliare da parte del prodotto rameico. Un contenuto in metalli pesanti decisamente al di sotto degli altri standard, per cui anche la presenza di questi metalli è al di sotto dei limiti dell'ICE abbondantemente. Grazie alla formulazione non abbiamo la formazione di schiuma, e grazie al pH sempre neutro ci dà la possibilità di avere la garanzia di effettuare delle miscibilità con altri prodotti in totale sicurezza. Come abbiamo visto, come abbiamo detto all'inizio, parlando di agricoltura biorazionale non si parla solo di difesa, ma si parla anche di nutrizione. Nelle schede che vi verranno appunto legate nella chat, che potrete scaricare sulla difesa dell'olivo, eccetera, vedete le nostre proposte sia per appunto la difesa, ma anche per la nutrizione. Questo in primo piano era il discorso di che è già passato, fine aprile, inizio maggio, prefioritura. Adesso siamo nelle fasi più da post-allegagione, questi sono i consigli che andiamo a dare. Noi abbiamo messo alcuni formulati, in questo caso il Cuproxat oppure la pasta caffa, anche questo è un prodotto tradizionale di grande efficacia, con una formulazione molto, molto valida e con una capacità di adesione alla vegetazione molto, molto interessante. Però c'è anche l'aspetto, diciamo così, di biostimolo e di nutrizione su cui vorremmo soffermarci in conclusione di questo webinar. Su prodotti storici tradizionali che ormai hanno un marchio affermato da tanti anni come il SIAP, come l'Umozon, sono appunto gli biostimolanti a base di aminoacidi animali.
non mi soffermerei più di tanto, perché sono prodotti che sono veramente conosciuti da, e apprezzati dal mercato da tantissimo tempo, che non hanno neanche bisogno di presentazione. Formulazioni ricchissime in aminoacidi, con dei contenuti di proline e glicina in massima quantità, che ci danno la possibilità appunto di garantire una risposta della pianta anche nelle condizioni di stress. È un prodotto semplice da utilizzare e va a lavorare anche sui tutti quelli che sono gli stress abiotici che possono andare a colpire la pianta nelle diverse fasi della stagione, oltre a dare una spinta anche per quanto riguarda la vegetazione, cioè l'aspetto vegetativo della pianta. Oggi in realtà vorremmo fare due parole su un'altra serie di prodotti particolari, anche questi, che sono i Manipex, che sono dei prodotti particolari, appunto, dicevamo, originali. Originali perché? Perché questi microelementi, mesoelementi che vengono abbinati a questi prodotti vengono legati e trasportati da dei polialcoli, tipo manitolo ed altri. È una formulazione originale esclusiva da parte della Brandt, una società americana con cui noi collaboriamo ormai da tanti anni e abbiamo il punto esclusivo sul mercato italiano. Il manitolo, come un genere di polialcoli, tutti manitolo, sorbitolo e altri, sono conosciuti da tempo per avere appunto una serie di attività, come quello di aumentare il turgore, la pressione osmotica e permettere un maggiore assorbimento di microelementi. Ma l'aspetto innovativo e, diciamo così, intelligente è che questi polialcoli sono di piccolissime dimensioni e di conseguenza riescono a penetrare nei pori cuticolari della superficie fogliare. Questo è uno dei casi nella vita in cui piccolo è meglio, a differenza di altri momenti, e come potete vedere, rispetto alle dimensioni di glucotonati o degli aminoacidi o degli DTA, le dimensioni dei Manipex sono veramente minime, e questo fa sì che riescano a entrare e passare naturalmente attraverso i pori idrofili della superficie fogliare, attraversare la cuticola e entrare all'interno. Riescono a passare velocemente, a differenza di altre molecole, dei chelati, che hanno un ingombro spaziale più complicato e devono essere magari trasformati dalla pianta prima di poter venire assorbiti. E di conseguenza questo passaggio, questa velocità, fa sì che questi polialcoli vengano riconosciuti dalla pianta come degli elementi naturali, per cui la pianta non spende energie per trasformarli e trasporta questi elementi sia in senso acropio che basipeto, nel floema e nell'oxilema, con molta facilità, a differenza di tanti altri prodotti che devono, appunto, hanno solo magari una direzione all'interno della pianta e devono magari si concentrano in determinate zone. I Manipex vanno dove la pianta ne ha bisogno e vanno dove c'è più necessità di questi microelementi. Per cui questo è un aspetto che caratterizza anche la maggiore rapidità d'azione di questi prodotti rispetto ad altri. Come abbiamo visto, ridotto diametro e di conseguenza basso peso molecolare, che fa sì che aumentano la penetrazione e il movimento all'interno della foglia, della vegetazione della pianta, hanno anche una particolare formulazione che ha un'azione anche qui bagnante e di conseguenza aumentano, diciamo così, il tempo di assorbimento e la copertura vegetale nel migliore modo. E come dicevamo prima, vengono percepiti dalla pianta come cose proprie, che sono degli zuccheri fondamentalmente, e vengono trasportati senza perdite e senza dispendio di energie, per cui la scelta migliore anche da un punto di vista energetico per la pianta. Per quanto riguarda l'olivo in particolare, come trovate con
consigliato anche nelle schede che avete legato. Il consiglio è quello del Maniplex Boro, sia nella fase della mignola verde e anche la legagione avvenuta, questo per le capacità che ha il boro di favorire la fecondazione, l'azione sul tubetto pollinico, la fioritura, e anche allegagione avvenuta favorisce poi la divisione cellulare e il primo accrescimento della drupa, e questo fa sì che può anche andare a ridurre la caduta dei frutti, dei frutti, delle drupe, che in genere possono essere, la cascola può essere determinata appunto dai frutti che non sono stati fecondati, oppure che non hanno completato l'embrione, quando c'è stata anche una legagione non perfetta, e di conseguenza tutti questi aspetti, grazie al boro, riescono a essere, diciamo così, mitigati. Un altro trattamento poi fondamentale è quello a fine indurimento nocciolo, dove appunto l'applicazione, in questo caso del Maniplex Calcio, migliora appunto l'espansione cellulare e della drupa. Ricordiamo che, ad esempio, nel caso di invece olive da mensa, anche magari è consigliabile, magari in questo caso, fare anche le miscele con Maniplex Potassio, proprio per le caratteristiche potassio, per caratteristiche, diciamo così, anche dal punto di vista organolettico, ha un'importanza decisamente valida. E per cui, in sintesi, questa è la proposta con questo genere di nuovi, ormai sono anni che li commercializziamo con sempre maggiore successo, ma veramente interessanti, Maniplex Boro, la mignola verde, per andare a migliorare la fecondazione dei fiori, la legagione, e favorire lo sviluppo dell'embrione. Alla legagione avvenuta, prima della cascola, di metà giugno, per appunto favorire la divisione cellulare, il primo ingrossamento, in modo da evitare appunto i fenomeni di cascola, e poi il calcio per migliorare l'espansione cellulare e fortificare le membrane delle cellule e andare a regolarizzare la maturazione. Tutti questi aspetti li trovate appunto nella scheda che potete scaricare in allegato. Vi ricordo anche qui, molto brevemente, quelle che sono le proposte fatte per la difesa della pignola, che sono state illustrate, come vi dicevo, nel webinar fatto qualche settimana fa, con appunto il monitoraggio, con le sumitrap in questo caso, e poi con le applicazioni del Kestrel, il nuovo formulato a base di acetanipride, che va a prendere il posto di quelli che erano i vecchi trattamenti anche con dimetoato, che è stato revocato ovviamente, oppure con il Caimo, che è un piretroide, l'andacialoprina per la riduzione degli adulti, e in abbinamento anche col discorso biologico, come i Bacillus, con i nostri prodotti a base di Bacillus thuringiensis, come il BioBit e il Dipre. Per il discorso della mosca, anche qua abbiamo la proposta chimica tradizionale, la proposta del monitoraggio con l'Olitrap, in questo caso per il monitoraggio degli adulti. Abbiamo introdotto quest'anno la nuova trappola Trap & Kill, Pro Trap, autorizzata anche nel biologico, una trappola Trap & Kill contenente dell'etanitrina, ma appunto che si può utilizzare anche nel biologico. Trovate anche tutte le informazioni riguardanti a questo genere di trappole nella brochure, che anche qui, Feromoni e Trappole, che avete la possibilità di scaricare. E poi appunto, per andare a finire con i trattamenti poi con azione ovo e larvicida, col Kestre, il nuovo formulato a base cetanipride, che ha ottenuto quest'anno l'estensione per il controllo appunto della mosca delle olive, con due trattamenti in etichetta. Ecco, io ho concluso con questo questo secondo, diciamo così, webinar dedicato all'olivo.
abbiamo toccato appunto tanti aspetti, come dicevo, sono gli aspetti che vanno a creare la nostra proposta di agricoltura biorazionale, cioè non solo i prodotti chimici tradizionali, ma anche tutti gli aspetti di nutrizione, di biostimolo, difesa biologica, le trappole, eccetera, che danno una mano, un'azione fondamentale per far sì che questo concetto venga esplicitato al massimo. Qualche domanda? Aspetti che devo guardare se... Allora, cosa ci chiedono? Ci chiedono, ma questo magari per Michele, ogni anno bisogna ricomprare le trappole? Immagino ti riferisca alle trappole per la cattura massale del rodilegno? Esatto. No, lì c'è da comprare il primo anno il supporto e poi gli anni successivi basta acquistare il feromone e cambiarlo come... Non c'è un bisogno... No, l'investimento iniziale solamente riguarda la trappola in sé, cioè il supporto, diciamo, la sia trappola. Ecco, un'altra domanda era sul miscibilità del siatono con i formulati a base di rame. In genere noi viene sconsigliato l'impiego sulla vite del siatono con i formulati a base di rame, ma in realtà sull'olivo è proprio invece consigliata la miscela, proprio perché per le capacità veicolanti di siatono, di portare all'interno, diciamo così, il rame per aumentare l'attività fungicida del formulato rameico. Non ci sono problemi di fitotossicità in questo caso nelle miscele con siatono e rameici. Altre domande, vediamo se c'era qualcosa. Sulla Dudina mi chiedono. Dudina. Si può miscelare già il primo intervento e poi procedere anche nei successivi? No, io non lo miscelerei, li giocherei separatamente, sì. Il primo con la Dudina e poi successivamente il rame da solo. Sì, la Dudina è sempre ostica nelle miscele, per cui esatto, anche l'idea di un consiglio farlo da solo, insomma. Su altre cose, particolari formulati di rame, consigliamo in caso di aggiunta di azoto in forma ureica, direi di non utilizzare eventualmente formulati magari più aggressivi come gli idrossi, eccetera, ma andare a stare piuttosto su un tribasico, quello poi ha delle caratteristiche, diciamo, di equilibrio, di selettività maggiore, ecco. Quella forma, un'altra domanda di Pasquale, quale forma di rame è più efficace in autunno? Poltiglia, idrossido o tribasa? Bah, qua direi di andare a cercare un prodotto che ci dia più la persistenza, forse, cosa dici Michele? Assolutamente sì. Per cui magari più puntare su una poltiglia o una tribasa in questo frangente. Non mi pare ci siano queste domande, ma comunque se poi altre domande ci... Gerardo ci chiede, prodotti a base di ossido di rame vanno bene per controllare l'occhio di pavone. Ossido di rame intende ossicloruro o... Il rame sì. L'ossido di rame ad esempio l'ossido rameoso non ho esperienze su quel genere di prodotto, se ne è fatta meglio. Può chiedere l'ossido rameoso a noi. Ossido di rame, ossicloruro, sicuramente sì. Io vi ringrazio, grazie Michele della tua partecipazione. Grazie a voi, grazie a tutti per l'ascolto. Buona fine di serata per chi vuol vedere la partita. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao.